punta del 5, saldata su una bacchetta del 4 e mezzo, immanicata. Legno biancospino, tagliato nel 2008, è Bruguer. È già un'oretta che, no, saranno tre quarti d'ora che, mezz'oretta, tre quarti d'ora che sto trapanando. Mezzo centimetro alla volta, circa. Punta del 5, saldata su una bacchetta del 4 e mezzo, immanicata. Legno biancospino, tagliato nel 2008, è Bruguer. È già un'oretta che, no, saranno tre quarti d'ora che, mezz'oretta, tre quarti d'ora che sto trapanando. Mezzo centimetro alla volta, circa. E poi bagno nell'olio la punta per non scaldarla. Così si trapana, si comincia a fare il chanter della piva. Ecco, allora, due paroline proprio sulla trapanatura. Si parte sempre con la punta già oliata. Io la puccio direttamente nel barattolo dell'olio, ma non deve essere oliato soltanto la prima parte, la punta, ma dovrebbe essere oliato tutta la verghetta fino a dove entra, perché non è solo la punta che sforza, ma essendo il foro piccolo l'asta si flette un po', va a toccare sulle pareti della foratura e sfrega. Allora è meglio che tutto sia oliato. Dato che il pezzo ruota e la punta sta ferma, in teoria, ripeto in teoria, non è la teoria e la pratica si distinguono, perché appunto non sono una l'una allo specchio dell'altra. Aiuto, mi sono incartato. Comunque si trapana finché non si sente cigolare. E adesso non so se si sente il cigolo, è veramente... veramente piano, però adesso provo a avvicinare. Si sente un cigolo che segna quando bisogna fermarsi e tirare indietro la punta. Dopodiché io lo rimetto qua a caso, spero che si veda il resto, se no l'importante è che si vede. No, non è vero che è importante che si vede, devo riposizionare la camera. Allora, ok, va bene. Durante la trapanatura la punta sta ferma e si dovrebbe autocentrare. Io però, diciamo, ogni mezzo centimetro, che è la misura che faccio per volta, almeno una volta faccio girare un po' di volte la punta, in modo che sia migliore, che si autocentri di nuovo se per caso sta andando fuori dall'asse. Praticamente il 90% del lavoro tengo il manico stretto nella mano, spingo con la sinistra in modo che non ci sia flessione nella parte di verga tra la punta e il manico, e ogni tanto la mollo e la riprendo così. Adesso già cigola. Questo. Ecco qua, dopo un'ora di sforzi estenuanti ho tirato giù il pezzo dal tornio e poco c'è, è fuori asse anche qua, di pochissimo, di qualche millimetro, non so se si riesce a vedere, il soffio passa ed è fuori asse proprio di poco. È importante avere pazienza e non calcare troppo, e per non far flettere
la barra di ferro, altrimenti il taglio viene, il foro viene a banana. Allora spingere piano piano, accompagnarlo con la mano sinistra, fin dove.